Ciao a tutti, oggi farò l'unboxing di questo pacco spedito da Ubishop. Guardate, è una cosa enorme. Non potete immaginare quanto pesa. Anzi sì, 6 kg. Cioè, gigantesco. Lo apro subito. Da qua. Oh mio Dio. Già che lei con PlayStation 4 in blu è diverso. Allora, questa è la Black Chest Edition di Assassin's Creed 4 Black Flag per PlayStation 4, come potete vedere. Enorme. Qui sopra c'è scritto Dead Man Tell No Tales. Madonna quanto pesa. Apriamola subito. Sempre una fatica a togliere queste robe. Venuto via anche il coperchio, vabbè. Magari saltate sta parte. Ok, non guardo dentro perché già. Oh, ce l'abbiamo fatta. Questo è il coperchio che va qua. Questo si è suicidato. Tutto in rilievo, anche qui. I dettagli sono spettacolari e il coperchio è questo qua. Cioè già il coperchio pesa non so quanti chili. Coperchio. E adesso. Aspetta, vi faccio vedere cosa c'è. Come si presenta dentro. Non vorrei far cadere. Ma ne immaginiamo più piccola. Allora, la statua è uguale a quella della Buccaneer. La cosa in più è che qua c'è
il pezzo di nave. E adesso vi faccio vedere. Tantissimo. Guardate i dettagli, sembra oro vero, cioè oro antico. Il legno dovrebbe stare così, penso. Mamma mia. Edward dovrebbe andare qua. Questo è un pezzo che si infila qui. Aspetta, eh. Vedete? Qui c'è la punta. Che vabbè, poi metto dopo, adesso non sto a infilare. E va qua. E poi abbiamo il classico Edward, come nella Buccaneer Edition, con la bandiera, spada, e è uguale. Ok, mettiamolo qui. Ok, era venuto fuori anche questo, che cioè già il sigillo mi sembra c'era l'H, in realtà è ceramica, no? Penso sia plastica, sì. Con un laccetto in pelle. C'è la mappa del mondo. Effetto antico, spettacolare. Dettagli fantastici. Bellissimo. Ok? Poi istruzioni per montare la statua. Poi vediamo. No! Altro che litografia. Questo qua è un quadro. È un quadretto. Vedete? C'è pure la cornice. Di Edward su tela. Sì, su tela. Anche qua dettagli fantastici, vabbè, non sto più a dirlo perché tanto qua è tutto fantastico. E un altro quadretto con la nave, questo sia la Jackdaw, anche questo in tela, spettacolare. Poi già me l'ero dimenticato. Guardate un po'. Mamma mia. La bandiera della Jackdaw. Effetto tutto stracciato, vedete, pieno di buchi. Simbolo degli assassini con le tesche dentro, il simbolo di Black Flag. Tutta distrutta, è in un tessuto abbastanza schifoso, però. Però cazzo, spettacolare. E qui ci sono pure gli attacchi, vedete? Questa era la bandiera. Questo c'era anche nella Buccaneer, firmato Edward Kenway. Ah sì, sono queste le due litografie, ok. Vedete?
tipo cartolina. Artbook, stesso della Buccaneer, penso, sì. Sì, vedete. Ok. Steelbook, mamma mia. Guardate i dettagli che mi sono fatti bene. Interno spazio per due dischi e un altro disegno. Proprio bello. Ed infine non poteva mancare il gioco per PS4. Questa qui è la custodia per PlayStation 4. Scritto in inglese. Vabbè, vedete, è blu, non più trasparente. PlayStation 4 include 60 minuti di gioco esclusivo come nella Play 3. E apriamolo. Odore di PlayStation 4. No, tra l'altro non ce l'ho ancora la PlayStation 4 perché deve uscire il 29, penso, perciò non me ne faccio ancora niente. Però vabbè, questo qui è il disco. Normalissimo. All'interno, vabbè, si presenta così. Manuale di istruzioni. Sempre uguale in bianco e nero. Poi, ok, questo per sbloccare i contenuti esclusivi è un libretto che però non vi faccio vedere perché ci sono i codici. Questo qui. E infine Uplay Passport, questo qua. Per sbloccare anche qua altre cose. E niente. Ah, era scivolato dentro. Beh, le soundtrack ci sono, c'erano anche nella Buccaneer. In celofanate, vabbè. Composto e prodotto da Brian Tyler. Hanno cambiato. Boh. Vabbè. Ok.